La ceramica d'arte sposa il manufatto simbolo del folklore ceraiolo, nasce così Brocche d'autore, la rassegna promossa da Maggio Gobino è giunta alla quattordicesima edizione. Grande partecipazione ieri pomeriggio all'inaugurazione nella sezione archeologica del Museo di Palazzo dei Consoli con, tra gli altri, il Presidente Lucio Lupini e il Sindaco Stirati, mentre ad illustrare le opere è stato lo storico dell'arte Ettore Sannipoli. L'eugubina Maddalena Vantaggi ha realizzato un'unica brocca nata dall'unione dei frammenti donati dagli eugubini e associata a tre volumi di pensieri e ricordi legati ad essi. Il torgianese Valerio Niccaccia è partito dalla brocca per potenziare il significato narrativo ispirandosi alle agiografie dei rispettivi santi. Infine, la romana ma residente a Sulmona, Annalisa Guerri, è colei che ha più mantenuto la forma creando tre vasi, che sono tre momenti diversi della metamorfosi che partono dalla terracotta. Annunciati anche nell'occasione i nomi dell'edizione 2016, Antonella Capponi, Tonina Cecchetti e Renato Bertini. Da ricordare che proprio in questi giorni nelle vetrine dei negozi del centro storico di Grubbio, grazie all'associazione dei commercianti Gubbio Facentro, è possibile ammirare tutte le opere realizzate negli anni passati.